Watch by the fire and remember my days And it may be the trick of the firelight But the flickering pages that trouble my sight Is the book I'm afraid to write It's the book of my days, it's the book of my life And it's cut like a fruit on the blade of a knife this all that you see as the section reveals that some sorrow never dies. If it reads like a puzzle, the wandering maze, then I won't understand till the end of my days. I'm still forced to remember. Buongiorno a tutti, radioascoltatori, lettoascoltatori di Radio Sankara. Io sono Erika, in regia c'è con me Silvia, e in studio un ospite misterioso, Giulia Puccinelli. E siamo a Fuori dalle righe. Innanzitutto, buon lunedì, buona settimana, ci stiamo avviando, scalpitando, correndo sempre di più verso. <ride> Il finale di Natale e noi continuiamo infatti con le nostre puntate a tema appunto natalizio. Sì, infatti abbiamo deciso di stabilizzarvi e ci sono anch'io, anche oggi e vi ricordo di postare le vostre foto delle librerie addobbate a festa e di taggarci in, su Instagram in modo che noi vi ricondividiamo insomma rendiamo natalizio il profilo e dicevamo che ci sono io ma c'è anche un super ospitone vero Erika? Sì, come presentarla? Una libraia eccezionale amatissima da grandi e piccolini, è per me anche un'amica importantissima e che mi è stata tanto vicina in tanti momenti, e in tanti frangenti, quindi sono veramente super felice che oggi con noi ci sia direttamente, Davia Massini, <ride> direttamente dalla lettera 22, Elena Francesconi, benvenuta. Yeah. Buongiorno, grazie mille a voi per l'invito. Una super presentazione, mi... mi imbarazza un po' però. <ride> ci, ci molto vuole ci felice vuole. di essere qui con voi oggi. Sì, sì. A noi piace proprio, visto che siamo amanti dei libri, eh, partire proprio a presentare un po' questi giorni particolari del Natale da dietro le quinte, da chi i libri sì. li suggerisce, li in li ordina il sistema e fa tutte queste vetrine meravigliose. Ecco, però in realtà no, Elena, quando sta per avvicinarsi, proprio il periodo di Diciamo che si va verso l'8 dicembre che inizia il momento clou in diretta verso poi il 25. Eh, come ti senti te come libraia? Spaventata, terrorizzata, emozionata, più frescente, liscia? <ride> per no, in realtà questi giorni sono giorni piacevoli. Cioè, arriviamo al Natale che siamo poi sfinite, soprattutto al 24 al 25, siamo molto stanche. Però questi sono giorni piacevoli, eh, perché il lavoro di Natale in realtà inizia molto prima la preparazione del Natale, si parte ad agosto scegliendo i libri mm. poi settembre, ottobre scegli la carta, perché a noi ci piace fare pacchettini fare insomma, fare in e che pacchettini? Che chi, chi viene da noi, insomma, secondo me deve ricevere un certo servizio e quindi cerchiamo di prepararci e quello, devo dire la verità, è un periodo un po' più ansioso, soprattutto per me che lo sono <ride> poi però dall'otto comincia a venire gente a a lavorare per cui è stancante ma è bello, è bello io devo essere onesta vorrei fare una piccola rettifica sul suo discorso cioè di offrire un certo servizio io li chiamo proprio coccole perché sì, quando sì. veniamo da voi insomma ci coccolate con la vostra accoglienza, col pacchettino, l'attenzione proprio al tipo di libro che cerchiamo, sì, ma sì, anche sì. come rifinire, insomma, tutto l'incarto, eccetera. Quindi queste cocche sono e, molto apprezzate. Secondo me, questo è il modo, cioè, è come una libreria indipendente dovrebbe fare, anche perché c'è un concorrente. Eh, che lavora <ride> eh, online eh, che, è un, che è molto forte. Quindi, secondo me, una libreria indipendente deve cercare di far questo: coccolare lettori, clienti che vengono. E eh, quindi pacchettini, cercare di essere sempre sorridenti, anche se magari è il 23 di dicembre non puoi più. <ride> Però, insomma, ci proviamo, ci proviamo. Quindi insomma tutto basato anche sulla programmazione che quando siamo al mare noi lettori in realtà voi siete lì che pensate bene, bene, proprio super dietro le quinte. Invece senti come persona se è il Natale che effetto ti fa, ti, appunto ti emoziona oppure... Non ti piace tanto, insomma, come lo vivi? No, mi piace molto, sì, uh -huh. mi piace molto. In realtà ultimamente lavorando lo sento magari un po' meno, uh -huh. eh, però mi piace da dicembre, le musichine, le... tutte le lucine. Sì. Ecco, non sono però il tipo di persona che inizierebbe troppo presto <ride> ecco, <ride> a decorare, a mettere. Però, insomma, quei 20 giorni di dicembre sono bellissimi. Beh. Lo sì. vivo con, con gioia. Ecco, la Lettera 22 è una realtà consolidata ormai nella nostra vita cittadina. E quanti anni è che è aperta? Eh, eh, quasi nove. Quasi già nove? Sì. Mm, sì. Passa veloce <ride> il tempo, noi ringiovaniamo anno ah, certo. dopo anno. Ma tu che ricordo hai del, proprio del primo Natale che hai fatto come libraia? Eh, non eravamo preparate. <ride> sì, perché ci avevamo detto probabilmente eh, a Natale: è più che si lavora di più perché effettivamente si regala i libri. Eh, il libro è un dono che va ancora, che si fa ancora ha un costo eh, volendo limitato. E poi è proprio il pensiero che fai. Pensando a un'altra persona, insomma, cerchi di trovare il libro adatto e quindi mh, non sapevamo cosa aspettarci. Mm. Per alcune cose sono andate benissimo, ero molto contenti e soddisfatti alla fine, però non sai mai quanti libri ordinare, eh, mm. come, quanta carta avere, quanti, insomma, sono tutte cose che poi impari. Eh. Poi non sai mai, in realtà, questo vale, vale sempre. Quando inizia quella frenesia del Natale perché mm. c'è un momento in cui inizia, ma ogni e anno cambia questo ogni momento, anno cambia. Invece, ah. Vero? Ah, <ride> è vero? Anche ho <ride> avuto questa percezione da appassionata. A me sembra che Natale. si anticipi sempre di più, oh, con gli acquisti, in realtà ah. no, con ah, gli acquisti okay. no. Secondo me, è perché eh. si aspettano anche le tredicesime, sì, no? sì. <ride> <ride> le tredicesime, stipendi, e, ovviamente, <ride> eh eh, sì, eh, sì ovviamente. Eh. però, magari a volte si riduce in dieci giorni prima di Natale, a volte invece magari si riesce a spardare mare. Eh, invece quest'anno cadendo di lunedì il Natale i weekend sono concentrati, insomma. Sì, eh. sono 24, <ride> sarà un 24, <ride> un 23 o un dico... 24 Particolari. <ride> <ride> Ma va bene, va benissimo, va benissimo. Sì, però è vero questa cosa qui, c'è a un certo punto vedi anche quando vai nei negozio, bar... c'è l'esplosione. Sì. Però è variabile, non è mai, no, per dire il 10 dicembre, l'8 dicembre, no, cambia Si E poi i fuochi d'artificio cominciano a... Esatto, e poi c'è il momento il per esempio eh, periodo del covid mm. sopra del 2020 anche un po' il 2021 era partita quasi a metà novembre perché forse c'era questa paura questa della ansia, chiusura questa, eh, sì paura della chiusura l'ansia di non trovare i libri o le cose comunque era partita molto prima Ah, sì? eh, cambia Dipende, cambia, insomma c'è sì. la sorpresa anche quella. <ride> oltre ai pacchetti, e ascolta, voi appunto vi siete, come diceva Erica. Specializzate comunque nel coccolare i lettori e anche fate delle cose particolari come le letture per fascia mm -hmm. d'età, insomma, tante cose che avete costruito via via nel tempo, no? Hai detto: il primo Natale non eravate pronte, poi tutte queste iniziative invece come sono venute fuori man mano che passavano questi ormai nove anni. <ride> diciamo che all'inizio uh, abbiamo. Soprattutto ho capito, i primi due anni, ehm, come scegliere i libri, cosa scegliere, cosa proporre, mm. eh, quali case editrici, quindi abbiamo lavorato molto sull'offerta, mm -hmm. perché quando apri una libreria vieni già da un'esperienza dove ci hai già lavorato, altrimenti, come nel nostro caso... Eh, non ci avevamo mai lavorato, eravamo soltanto appassionati lettrici. E dopo però è come se nascesse delle altre esigenze, mm. quindi il gruppo di lettura per bambini e poi è venuto il gruppo di lettura per adulti, eh, le presentazioni, adesso ne facciamo un po' meno, ma cerchiamo di farle magari per i bambini, di fare le letture. Eh, che sono molto impegnative ma è bellissimo quel ritorno che hai eh, ieri c'erano le letture per bambini c'erano tutti questi bambini seduti lì che tantissimi piano tantissimi piano... <ride> tantissimi ma poi bravi attenti una sì, cosa ma un numero sì. veramente c'era anche io quella bimba non, non avevo mai visto così tanti ecco mm. di tutte le età poi piccoli eh, grandi sì. e, più che altro un po' movimenti mh, porti gente eh, si creano legami mm. e porti gente soprattutto movimenti le giornate in libreria che ah, sì. altrimenti sarebbe soltanto la vendita del libro e va benissimo, però insomma anche a noi ci piace eh, conoscere lettori, eh, parlare di un libro, per cui eh, non lo so, viene un po' naturale. Mm -hmm. Poi in realtà noi seguiamo anche tante realtà che non sono magari a Vereggio, ma sono in Toscana, sono in Italia e prendi spunto, cerchi, ma si potrebbe fare anche noi, oppure magari. Visto, Nascono un po' così le idee anche a caso, <ride> però funzionano. Eh? No, sì ci proviamo, poi cioè, abbiamo un buon seguito, non ci lamentiamo. E quindi ci piace. Poi la gente ci risponde, è contenta. Ah, è bello partecipa vedere alle letture. Eh. Gruppi di lettura. Abbiamo un gruppo di lettura molto. No... Abbiamo più gruppi di lettura, eh, sono tanti. Ci ri sì. riassumi perché sono tanti. Ora questi <ride> lettori ah. sì, abbiamo un gruppo di lettura. Quello della lettera che noi scegliamo un libro, anzi, facciamo scegliere due libri e lettori che partecipano ogni volta e noi però eccoli variamo molto o proponiamo autrici o autori di paesi diversi, cerchiamo ogni volta di proporre una cosa diversa. Eh, contemporanei o classici e loro scelgono tra due libri e quello è il gruppo di lettura dove tutti leggiamo lo stesso libro c'è un gruppo di lettura storico che, eh, che si chiama, chiama gli anarchici uh -huh. che si ritrovano una volta al mese anche loro e dove ognuno può partecipare e parlare di un libro che ha amato oppure viene uh -huh. ascolta oppure uh -huh. eh, parla del libro che ha letto due anni fa insomma diventa una chiacchiera più tra appassionati lettori e poi c'è il gruppo di lettura storico eh, dove si scelgono i libri eh, dove la tematica e la storia ah. eh, sì. e lì è un viaggio abbiamo visto che è un viaggio nel mondo eh, perché abbiamo scelto libri albanesi, coreani, giapponesi eh, diciamo che c'è anche una linea un po' femminista <ride> <ride> però insomma sono per tutti i gusti, poi oh, eh, abbiamo gruppi di lettura per bambini, eh, giovani menti, giovanissimi menti, allora siamo già, <ride> sono bellissimi, sono una soddisfazione incredibile. Eh, immagino, perché poi si vede proprio anche, insomma, quando c'era la lettura l'altro giorno, che i bambini hanno proprio un rapporto personale con chi legge, con le libraie e quindi per loro la libreria diventa casa, in qualche modo, ah, sì. perché sanno dove girare, dove cercare i libri, infatti la mia, mi ha ripetuto per giorni il titolo del libro che le è piaciuto di più, ma non ah, ecco. è Subliminare, <ride> sì, sì, no, ma è interessante perché pur essendo piccoli ne leggono diversi tutti insieme, 5 o 6, ma quello che li colpisce se lo ricordano. Eh? sai cioè. che siamo andati anche nelle scuole, eh. facciamo vengono le classi o se le scuole più lontane andiamo noi. Mm. Per esempio, tu nel lago siamo andati noi. Eh, sì. È capitato <ride> che nei giorni a seguire venissero i bambini. Voglio quel libro dove c'è quella cosa lì. <ride> <ride> i genitori, ma... Ma vedi, sì, che poi dopo li facciamo vedere, però era ah. incredibile, ci ricordiamo tutto. Ah. No. Sì, l'attenzione ai bambini è sempre stata una caratteristica molto forte, ma diciamolo che in questo periodo si festeggia un anniversario importante, soprattutto eh, sì. per noi mamme. È un anno che è aperta la Kids. <ride> <ride> sì, l'anno scorso lo ricordiamo, che è aperto eh sì, in eh. maniera sperimentale, sì, diciamo così: il sì, reparto sì. bambini accanto, comunque alla libreria storica della Lettera 22, quindi sempre i miei con un locale adibito solamente per bambini, dove troviamo sì. libri. Per tutte le fasce d'età fino agli adolescenti, con manga, eccetera. Eh, ed è un eh, doveva essere una cosa transitoria, un temporary stop, yeah. <ride> e yeah. invece è diventata una cosa che c'è stato tutto l'anno, che c'è e che è importantissima. Quindi ci avete scommesso in tempi difficili di scommesse imprenditoriali. <ride> diciamo la verità: qual è stato l'ingrediente segreto perché questa cosa non finisse con la befana, in poche parole? <ride> Ma abbiamo visto che appena aperto c'è stata subito una grande risposta. Eh, effettivamente, la letteratura per bambini e ragazzi è, 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 si sta sviluppando tantissimo, soprattutto anche per ragazzi. Contrariamente a quello che si dice, in realtà è, un, è una. Parte della letteratura che, che vende tanto. Che... E, e poi in realtà ci siamo innamorati noi del negozio, <ride> <ride> di questo spazio che entriamo e ci piace tantissimo. Eh. <ride> E ci permette, avendo uno spazio maggiore, di fare più, più cose. Attività. Sì, più sì eh, secondo me il valore aggiunto è che, come dicevi tu, eh, lo dico anche da, dall'interno no, di chi insegna, o anche da mamma, le proposte editoriali non mancano, perché comunque sì. escano un sacco di pubblicazioni, di libri, di albi di tutti i tipi. Quindi è ancora più importante averci delle persone che poi ti indirizzano, ti danno suggerimenti perché dopo non è la mancanza di scelta, diventa difficile scegliere, selezionare. Spesso anche a me capita: guarda, ho questo problema in classe, c'è un libro che potrebbe, però è talmente tanta la frequenza con cui escono libri nuovi che effettivamente lì allora il libraio fa la differenza perché è quello che comunque ti può orientare e suggerire. Ma hai detto una cosa correttissima perché in realtà hai visto anche i bimbi che non leggono i ragazzi che non leggono perché a volte non sanno che ci sono libri di argomenti che a loro interesserebbero ah, cioè brava. di cose che potrebbero seguire eh, okay. gioca sempre a videogiochi sì ma ci sono anche dei libri eh, che parlano di videogiochi dove eh, i protagonisti sì. sono oppure dove te lo fai a gioco eh, a volte è proprio la non conoscenza che poi in realtà è una letteratura che si è sviluppata tantissimo negli ultimi anni quando ero piccola io non c'era tutte queste cose, o forse non lo sapevo, però sì. in realtà c'era ce molto meno. Ed era molto narrativa. Io sì. ad esempio ho diversi sì. bambini, ora una seconda, che sono appassionati davvero di scienze e quindi vanno a cercare sì, sì. proprio libri scientifici che parlano di animali in diversi modi, sì, con sì. libri a finestrella, con proprio le piccole enciclopedie. Prima era più difficile trovare queste cose, invece, come dicevi te, oggi sono in grado comunque gli editori di soddisfare un po' tutti i gusti, sì. gli orientamenti di quelli che sono interessi dei bambini. Quindi... Sì. Sì, 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 però è vero: si diceva anche prima con la nostra mitica Silvia in regia, che quando entri lì dentro anche noi, grandi, ci sembra di attraversare la porta di Narnia. <ride> ah, sì, <ride> andiamo in un altro mondo, sì. torniamo bambini sì, anche poi noi. Sì, sono tutti libri per Natale, per Sì, sì, c è, c è, sì, tutti. <ride> Belli. Molto bello. Allora, dicevi prima appunto dei bimbi che sono venuti no, a dirvi, c'era quella figura particolare, allora mi allaccio, per Natale eh, lettori, bambini o anche adulti che vi hanno fatto una richiesta assurda o comunque chiesto qualcosa di proprio non convenzionale che ricordate <ride> negli annali, c'è stato? Guarda, ne ricordo uno dell'anno scorso, in realtà queste richieste assurde... Capitano durante tutto l'anno oh. e ogni volta noi diciamo ce le dovremmo scrivere e <ride> poi ce le dimentichiamo. Però l'anno scorso entrò un signore, un signore, non mi ricordo, che mi disse: Vorrei un libro eh, con protagonista un lupo oppure oh. che parla di lupi rimase. No. Poi era tipo il 23, quindi non lo puoi ordinare, non sì. puoi. Però mi girai. Noi abbiamo una casa editrice piccola che si chiama Notte Tempo che ha fatto una serie di libri sugli animali. L'unico libro che avevamo si chiamava Il lupo, oh, perfetto. <ride> prese signora signore, eccolo qua. È lui. E infatti lo prese. <ride> Questa è una delle cose poi in realtà ci abbiamo dei libri che noi ironicamente diciamo chi vende questo è il libro del Natale perché magari sono un po' più improbabili più impossibili e ogni tanto lo vendiamo sì. <ride> se abbiamo venduto questo abbiamo fatto il Natale anche se è una copia di un libro impossibile mm. ogni tanto funziona però effettivamente le richieste assurde ce ne sono abbastanza mm. quindi non solo c'è un libro per ogni lettore ma c'è anche sì. un lettore <ride> per, per ogni, ogni libro, libro a questo punto direi <ride> si può dire così ascolta la parola Natale quali sono i primi tre libri che proprio ti vengono in mente così subito sul momento? Ah, allora ehm, se devo dire, in base al mercato editoriale, ci sono dei libri che escono sempre per novembre, ossia per il periodo di natalizio. Ultimamente Carrisi ma anche Zero Calcare è un libro che in realtà più che per Natale esce per, co per Lucca Comics per cui è però è un libro che viene regalato tantissimo eh, oppure i vari, la Corwell eh, Connelly eh, tutti questi autori americani Ken Follett, eh, di solito sono i libri per Natale eh, e noi ovviamente abbiamo. Eh, oltre a questi, noi cerchiamo di suggerire i nostri libri che sono piaciuti, i nostri locali, autori locali che sono tanti, quelli non possono mancare. <ride> Suggeriamo anche durante l'anno, però poi quando devi ricordare per Natale no, bravi, insomma, cerchiamo di eh. eh. cioè, se senza non... motivo, no, però senza... <ride> siamo a loro, esatto, caruale. esatto. <ride> Però insomma, queste sono un po' le proposte che, che trovi sempre oh, per sì, Natale. Infatti, noi volevamo <ride> chiederti proprio anche dei suggerimenti tuoi personali di, per questo Natale. Di allora, di... Ah, è difficile. <ride> <ride> eh, allora, tra i gialli, vabbè, eh, lascio stare appunto gli autori locali. Ma prima, una questione che secondo me abbiamo già suggeriti tantissimo durante l'anno, ma che noi continueremo a suggerire, eh, però se devo fare dei titoli, ecco per esempio: noi stiamo suggerendo al momento eh, Il patto dell'acqua, mm -hmm. che è un libro neri pozza, uscito quest'estate ad agosto. Ambientato in India, e è un viaggio nella storia: racconta la storia di una famiglia indiana e tramite questa famiglia, però, racconta anche la storia dell'India. Secondo me è molto bello, è proprio un romanzo da leggerti nei giorni di festa. Mm -hmm. Tra i gialli, secondo me è bello molto Bussi, eh, con tre vite in una settimana. Eh, lui è ormai è un autore che mm, esce anche lui spesso per Natale, <ride> però è un, è un giallista molto molto bravo, non per forza adatto a chi legge solo gialli. Oh, se devo dire, bene. due titoli. Presi appunti, ascoltatori? <ride> Senti, sicuramente anche tra i nostri ascoltatori c'è... Certo. lui colui o colei che si accorgono che manca un regalo <ride> mentre voi state per chiudere la libreria il 24 già assaporando il cenone del 24 <ride> arriva ha sì. mai l'acquirente dell'ultimo minuto prima di raggiungere la strada cinese? sì l'anno sì. <ride> scorso chiudevamo alle sette e mezzo con l'aria continuato ah, anche il 24 alle, alle 8:15 un quarto perché avevamo mm. ancora gente oh, e devo dire la verità eh, magari sei un pochino meno carina eh? <ride> ma <Cucolate> no cuccolate meno, <ride> meno. <ride> perché arrivi stravolta e quindi sì, sì per carità no, poi si cerca di, di accontentare tutti no. c'è una canzone famosissima di Elio le storie tese negoziante si sì. può comprare l'ultimo regalo che è bellissimo secondo me lo racconta benissimo questo non diamo anche questo suggerimento sì. e infatti siccome appunto noi abbiamo degli ascolti proprio mondiali ecco non te l'abbiamo detto per non metterti in soggezione ma insomma proprio veramente quindi ti diamo la possibilità di utilizzare questo mezzo oltre abbiamo il Leggermente capito di non venire il 24 Alla dalle 7, quarto. però c'è qualcos'altro che eh, vorresti, anche facendoti portavoce delle tue insomma colleghe, amiche, eh, che vorresti dire agli, as agli ascoltatori, lettori che in questo periodo di Natale arrivano in libreria. Una richiesta, no, vabbè, l'unica richiesta è. Che se dovete ordinare un libro fatelo per tempo. Purtroppo, mh, vabbè, la filiera del libro, ma in realtà del commercio in questo periodo diventa impegnativa. E mh, quei poveri corrieri, perché sono dei poveri, <ride> brava, corrieri brava. in questo periodo eh, lavorano tre volte tanto per sì. cui il libro che normalmente noi ricevamo il giorno dopo perché è possibile ricevere i libri il giorno dopo anche in una libreria Sottolineiamolo. sottolineiamo <ride> anche, in libreria, giorni, anche in libreria comunque il 24 barra 48 arriva ecco. anche in libreria ovviamente per motivi di spedizione magari ci mettono eh, due giorni o tre giorni quindi, se sapete che c'è quel titolo che proprio volete regalare, magari non è un titolo uscito ultimamente, quindi lo dovete ordinare, eh, fatelo per tempo. In realtà, eh, quest'anno il Natale cade di lunedì, per cui fino al venerdì le librerie possono ordinare. <ride> lo diciamo proprio a livello... Non abusate di questa cosa. Però, eh? <ride> però, ovvio, che se è un titolo del 2000, che si trova difficilmente, eh, è anche difficile che arrivi per Natale. Eh. Okay, fatelo per tempo. Eh, capita spesso che io dico, ma abbiamo visto che online c'è. Sì, ma magari ci hanno due copie, non arrivano lo stesso per tempo, anche quelle. Insomma, viate pazienza, ordinate per tempo, <ride> ok senti. Noi abbiamo una tradizione, visto che anche il Natale rientra in questo vasto campo delle tradizioni. In genere regaliamo sempre una parola ai lettori. Okay. Ah, è una parola da regalare ai nostri letto ascoltatori. Cioè, proprio una parola? Sì. Mm -hmm. Una parola che... Una parola da regalare. Vabbè, io dico la più scontata, serenità, dai. No, no, ma no, non è così scontata. Non è <ride> Vi auguro, auguro uh, vabbè, delle feste serene, delle buone letture, possiamo anche dire. Uh, eh, sì. Speriamo che il periodo di vacanza di queste feste possano leggere dei buoni libri e serenità, dai, sì, serenità ci è vuole un po sempre, ma non è per eh, troppa infatti, sempre bene dirla. Senti, noi ti ringraziamo per essere stata con noi, sei stata Grazie bravissima e, e finiamo l'interrogatorio con questa domanda fenomenale, proprio il 2024, se fosse un libro, come te lo aspetteresti? Avventuroso, <ride> spero che sia avventuroso ah. e lo auguro anche a tutti. In realtà, sì, eh. sì, anch'io sto rivalutando molto questa cosa con le eh, col passare del tempo. <ride> Prima di risposto romantica, no? Negli ultimi anni, punto di più all'avventura, ecco. Eh. <ride> Avventuroso mi piace Avventuroso <ride> va bene, via ci stiamo. <ride> e, e questa domanda la proponiamo anche ai nostri letto ascoltatori, ovviamente rispondeteci sui nostri canali social. Questa settimana avevamo chiesto, avevamo fatto un sondaggio, e avevamo chiesto come si sentivano di più, se di più Rudolf, Scrooge, è un elfo aiutante di Babbo Natale, o il Grinch. E siamo lieti di annunciare che i nostri letto ascoltatori per la maggior parte sono dei Rudolph, Quindi oh. delle renne piene di spirito natalizio. Tra l'altro è pieno di libri di renne diciamo la esatto, di renne. esatto. Quindi, insomma, siamo molto felici di, di questa. Comunità sì, di sì, letto, sì. ascoltatore, no, una bellissima Dal storia: naso rosso. quella di Udo, Piace tantissimo, tra l'altro, ai bambini. È una storia che sta prendendo finalmente diffusione. Mm -hmm. no? Una grande storia sì. sull'inclusione. Sì, sì, Quindi sì. siamo contenti, Via. sì e poi Scrooge comunque a secondo posto il Grinch oh. e gli Elfi oh. no si giocano all'ultimo posto oh, avrei detto che avrebbe vinto il Grinch invece, <ride> invece vedi anch'io è stato vinto infatti 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 allora ricordiamo a tutti di seguire sui social l'attività forse nata frenetica che cura Giulia e poi noi ci rivediamo ci risentiamo lunedì prossimo prima della pausa natalizia ringraziamo Silvia che era in rice con noi Elena in bocca al lupo per questo grazie, tour di Natale grazie. Per onda energetica <ride> direi: grazie dei tuoi consigli, della tua presenza e di averci raccontato la storia del Natale visto da dietro gli scaffali. Grazie a voi. È stato un piacere. È stato veramente piacere. bello averti qui. E quindi ora noi tutte le volte proviamo a fare sì. questo motto. Pensa oltre gli schemi, ascolta fuori dalle righe. Ciao a tutti, ciao